degli salari messi in gioco per la Coparese. Al rinvio Vezzelli, colpo di testa di Menegatti, Barboni all'indietro, Freguia, Ballarini, ancora per Freguia, buono questo scambio, poi c'è stato l'intercettamento di Franceschini con palla fuori. La rimessa per la Coparese con Franceschini. Colpo di testa di Freguia, Ballarini all'indietro per Freguia, lancio in avanti e rinvia Vezzelli, Barboni, passaggio per Baraldo che è stato messo, anzi Ballarini, è stato messo a terra ma quasi fortuitamente da parte di Franceschini. L'arbitro comunque dice che si tratta di calcio di punizione per il Goro. Squadre guardinghe, in effetti la partita non è che offra degli spunti pregevoli, di tanto in tanto qualche sprazzo sotto porta, però non è che si sia visto granché fino adesso. Calcio di punizione di Ballarini, colpo di testa di Vezzelli, Conforti colpisce per ultimo, la palla è fuori, la rimessa per la compagine della Coparese. L'arbitro richiama Conforti per aver allontanato la palla quando questa aveva già varcato la linea del faro laterale. L'arbitro lo ha richiamato e la palla termina fuori ancora, ma stavolta è la rimessa è per il Goro, alla battuta Baraldo. Colpo di testa di Calegari, Campi al volo di sinistro, non facile, tuttavia la palla è terminata senza problemi fra le braccia di Zanella. Rinvio molto lungo, Romagnolo sulla pallone e il rinvio, Fonso controlla bene, appoggio per Baraldo, che però si lascia sfuggire la palla in fallo laterale. Vedete come il terreno inganni parecchio i giocatori delle due squadre, anche in questo caso Baraldo si è leggermente infortunato. Questa è la dimostrazione di come il terreno sia insidioso e Baraldo in questo caso si è procurato una leggera distorsione. Speriamo che non si tratti di nulla di grave, il giocatore si rialza dopo le cure del massaggiatore e rientra in campo. Tanto il Goro batte un calcio di punizione con Romagnolo, solito lancio lungo, senza problemi per Zanella. Allungo rinvio. Colpo di testa di Brini all'indietro, sfriso sul pallone, altro rinvio, non evita il fallo laterale Baraldo. Alla rimessa la Coparese con Vezzelli per Remari. Solito lancio lungo, certo mancano un po' le idee alla Coparese. Lotta gagliardamente ma poca fantasia in avanti. Pallone per Menegatti, il traversone al centro, pericolo per la porta gorese, ha sbrogliato la situazione Brini e riparte il Goro in contropiede. Fonso non è riuscito però a superare Ballani, effetto poi il rinvio, Romagnolo, palla direttamente in fallo laterale. Thank you.
Dai, ormai è proprio al 35esimo, la Copparese è passata in vantaggio con Cini, traversone al centro di Callegari, se non andiamo errati. Sulla sinistra la difesa del Goro si è lasciata sorprendere, ha lasciato tutto solo davanti al portiere Boscolo Cini, che di testa non ha avuto difficoltà a mettere in rete. Copparese dunque in vantaggio con Cini. E la partita si vivacizza naturalmente, ora la Copparese si è portata in vantaggio in un momento della gara abbastanza tranquillo, ma è bastato un guizzo sulla destra di Callegari, il quale ha messo al centro per lo smarcato Cini, che è stato lasciato inspiegabilmente tutto solo davanti alla porta, e di testa ha messo in rete senza difficoltà. Il Goro quindi è sotto di un gol quando siamo ormai al 36esimo del primo tempo. Ballarini sul pallone, il tiro di Ballarini che sfiora la traversa, ha scheggiato la traversa Ballarini, la palla sul fondo. Goro vicino al pareggio. È partita naturalmente che si fa via via più vivace, più interessante, ora che la Copparese è passata in vantaggio. È costata cara la distrazione difensiva del Goro, che ha lasciato inspiegabilmente tutto solo davanti alla porta Cini, il quale di testa non ha avuto difficoltà a mettere in rete. Ora risponde con determinazione il Goro, che però in questo caso non riesce con forti a mantenere la palla in campo, il fallo laterale per la Copparese. Il rimessa di Vezzelli, colpo di testa di Sfriso, Fonso, ancora Sfriso e Cini, dobbiamo dire fino a questo momento ci sembra proprio il più attivo, sembra in effetti molto caricato il giocatore copparese. Colpo di testa di Sfriso, Conforti, messo giù da Remari, calcio di punizione per il Goro. Barboni, il passaggio di Barboni è stato intercettato da Callegari, Marco, il fallo laterale di Sfriso, ancora Callegari, Sfriso di testa, per invia. Vezzelli in fallo laterale. Barboni forse aveva fermato la palla con la mano, l'arbitro fischia un fallo su Barboni, il calcio di punizione per il Goro. Barboni ha qualcosa da dire a Cini e l'arbitro lo invita a tranquillizzarsi, è stato richiamato anche Cini dall'arbitro, entrambi i giocatori, e vediamo l'arbitro cosa dice ad entrambi i giocatori, li invita appunto a ristabilire infatti i giocatori si sono poi spiegati. Riparte il Goro, Barboni si fa rubare palla da Vezzelli, contropiede la Copparese, adesso la partita vivrà su questi, sulle scorribande in contropiede della Copparese, il Goro proiettato in avanti, ora la gara si mette in salita per la compagine biancoverde. Il tiro da parte, gran tiro di Benini con grande risposta di Boscolo in angolo.
È stato un tiro eccezionale, ma anche eccezionale la parata di Boscolo, che è riuscito ad allungarsi sul palo di sinistra e ad evitare la seconda rete. Partita che si è naturalmente infuocata dopo il gol di Cini. Il calcio d'angolo battuto da Franceschini, il colpo di testa di Sfriso. Ancora Cini, lancia in avanti, la difesa del Goro non ci sembra assolutamente tranquilla. C'è un fallo da parte di Benini, calcio di punizione di Romagnolo. Ballarini. Fonso forse ha commesso fallo, tuttavia è riuscito ad andare via. L'arbitro dice che si tratta di calcio di punizione in favore del Goro. Ha commesso fallo Ballani su Fonso. Anzi, si trattava di Vecchiettini. Il calcio di punizione che verrà battuto da Ballarini. Cross in area, colpo di testa sbagliato però da parte di Sfriso, la palla termina sul fondo. Siamo al 41esimo del primo tempo, 1-0 per la Copparese. Con gol di Cini al 35esimo. Copparese con orgoglio, con grinta, con quel cuore necessario, sta conducendo per 1-0 su un Goro che ha un po' vivacchiato fino al momento della rete dei locali. E adesso è naturalmente si vede costretto a proiettarsi in avanti per rincorrere il pareggio. Non si tratta di calcio d'angolo, ha colpito per ultimo Campi, quindi ci sarà la rimessa da fondo campo per la Copparese. Quando siamo al 42esimo del primo tempo, con i rossoblù in vantaggio per 1-0. Al rinvio Vecchiettini, la palla terminata in fallo laterale, la rimessa sarà per la Copparese, dice l'arbitro. Ci sembrava comunque il pallone essere uscito già prima, tuttavia si riparte con la Copparese. Callegari, Benini, attenzione, pericoloso Benini, giocatore molto rapido, passaggio per Menegatti, tiro di Menegatti, bella diagonale che termina alto, non di molto, sopra la traversa di Boscolo. La Copparese è sempre pericolosa nelle rapide azioni in contropiede. La difesa del Goro ci sembra abbastanza lenta quando deve contrare appunto gli attaccanti veloci copparesi, e quindi i rischi per Boscolo sono sempre in agguato. L'arbitro ferma il gioco. Gioco fermo. Il gioco è fermo, non riusciamo a capire di che cosa si tratta. C'è forse una guardialinea che ha qualcosa da dire, ma non siamo riusciti ben a comprendere. Tuttavia il gioco riprende con il calcio di rinvio di Romagnolo. Sfriso in avanti, colpo di testa di Callegari. Callegari in questo momento diga a centrocampo.
Conforti, solita rapidità, il suo passaggio per Freguia. Fonso non riesce però a controllare, palla in fallo laterale. Siamo ormai al 45esimo, tempo che sta per scadere del primo tempo, ci sarà forse qualcosa da recuperare. Il rinvio di Romagnolo. È stato disturbato Barboni, calcio di punizione. 35. Baraldo sul pallone, Andrea. E la rimessa in gioco ancora in aria al pallone, che però è stato fermato. Ora Conforti, Berlini, ancora Berlini, entra in area, passaggio per Ballarini, colpo di testa in angolo di Calegari. Finale per i biancoverdi che stringono i tempi. Goro tutto proiettato in attacco. Calcio d'angolo alla battuta Ballarini. Cross, colpo di testa, rinvia la difesa Brini. Riparte Menegatti, velocista della squadra della Copparese. Attenzione, Menegatti cerca di venire in avanti, c'è il fallo da parte di Menegatti, su Menegatti anzi, da parte di Finessi. Il calcio di punizione, attenzione Finessi. Ha qualcosa da dire a Cini, che è certo un giocatore di tanto in tanto polemico anche in campo. Quindi calcio di punizione per la Copparese alla battuta Cini. Attimi di nervosismo comprensibili da parte dei biancoverdi. La partita riprende con questo calcio di punizione per la Copparese. Cini. Il pallone verso Cini ancora. Al centro, dove però Brini riesce a venire in avanti, a prendere palla, poi commette fallo di mano. 43esimo della ripresa, tempo che sta ormai per scadere, ci saranno forse attimi di recupero. La Copparese al calcio di punizione con Menegatti sul pallone, che cerca forse il tiro diretto, no, anzi scambia con Cini. Freguia mette in fallo laterale. La rimessa a Menegatti di testa, sbaglia Freguia, Finessi supera la Sclavaga, fin qua va, supera Conforti, non riesce a servire i suoi compagni di squadra. Cini in fuorigioco sul lancio di Remari, calcio di punizione per il Goro battuto da Boscolo per Romagnolo. Romagnolo lancia lungo in avanti per Baraldo, colpo di testa per Campi, ancora Campi per Baraldo. Baraldo ha diretto contatto con Remari. Baraldo è stato fermato fallosamente. Vediamo un po' dal numero 2 Ballani, calcio di punizione per il Goro. Siamo ormai a tempo scaduto, una manciata di secondi alla fine, ma è probabile che si giochino attimi di recupero. Calcio di punizione battuto da Ballarini. Il pallone al centro, respinge Zanella e quindi respinge anche una delle ultime insidie per la porta, per la sua porta. Fallo laterale Ballarini, colpo di testa ancora fuori da parte di Menegatti. La rimessa in gioco per il Goro alla battuta. Copparese, sconfitta bruciante per il Goro. Questa, l'arbitro consulta il suo cronometro e rinvia in avanti. Attenzione Ballarini per Brini, il tiro di Brini, rinvia la difesa con Cini.
colpo di testa in fallo laterale di Menegatti. Corre il gol alla rimessa. Tempo ormai scaduto, siamo in fase di recupero. Baraldo in avanti, colpo di testa di Callegari. Ancora Remari, Ballarini. Passaggio corto per Romagnolo di Ballarini. Riparte la Copparese con Benini che però si fa fermare da Barboni che per sua volta fermato in fallo laterale. La rimessa in gioco del Goro, tempo abbondantemente scaduto, siamo in fase di recupero. Berlini, ancora Berlini, è stato messo giù, calcio di punizione per il Goro. Alla battuta Ballarini. Abbiamo Ballarini al tiro di punizione, pallone in area, colpo di testa e pallone che va sul fondo, e direi che con questa azione la Copparese può dirsi ormai vittoriosa questo derby. La Copparese era da tempo che non vinceva fra le mura amiche qui in casa, e con questa vittoria può ancora sperare nella lotta per la salvezza. Il Goro invece con questa sconfitta deve assolutamente recitare il mea culpa per aver perduto un'ottima occasione e per aver perso almeno un punto che si poteva anche conquistare, ma alcune incertezze difensive